È stata una partita lottata fino alla fine, ci dispiace perché siamo andati subito in vantaggio e non pensavamo di perderla comunque. Sicuramente siamo stati disattenti su tutti e tre i gol, e purtroppo quando sei disattento ti fanno gol. Peccato perché non abbiamo mai mollato, abbiamo fatto di tutto per riprenderla fino all'ultimo minuto. Buonasera Luca, sei anche andato vicino al gol, però questo Pescara è sembrato un po' a sprazzi, siete la stessa idea? Secondo me siamo partiti forti i primi 5 minuti, poi un po' ci siamo allentati, c'erano troppi spazi tra centrocampo, tra difesa e attacco e un po' ci siamo abbassati di intensità. Poi però secondo me siamo stati sempre nella metà campo loro e abbiamo fatto comunque la partita. Secondo me è una sconfitta meritata perché secondo me il pareggio era il risultato giusto. Luca, buonasera. Cosa è successo in occasione dell'1-1? Lì, insomma, Yalov è passato dalle vostre parti prima di mettere in mezzo il pallone. Sì, io me lo sono ritrovato dietro alle spalle, ho visto che comunque Jaruzelski è andato a contrasto, ho provato a raddoppiarlo, però se l'ha portata in avanti e l'ha messa dentro. E sicuramente là potevamo fare più attenzione. Evitare magari il cross. Però la squadra sembra avere uno spirito diverso rispetto a qualche giornata fa. Avete lottato fino alla fine. La squadra ha uno spirito diverso. La squadra va in campo e lotta fino all'ultimo secondo, e cosa che non avveniva prima. Lo spirito è sicuramente cambiato. Corriamo tutti quanti, abbiamo la voglia di vincere tutte le partite. Comunque andiamo in campo per dare il massimo, tutti quanti. Senti, per quanto ti riguarda, dal punto di vista personale, sei passato dal non essere convocato per diverse partite a ritrovarti in campo anche da titolare, un po' montagne russe. Come hai vissuto questo periodo? Ma non l'ho vissuto bene perché comunque mi sono ritrovato che, come hai detto te, neanche venivo fra i convocati e sicuramente non è Perché? facile. Scelta tecnica del mister Oddo, che non mi vedeva nel suo metodo di gioco. Sicuramente non l'ho vissuta bene, però non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al massimo perché comunque il calcio è così, comunque è una ruota e secondo me ti devi sempre far trovare pronto perché l'occasione è sempre dietro l'angolo. Cioè, diciamo che non rientravi, scusa Luca, per approfondire, non rientravi nei piani tecnici del precedente allenatore? Così mi è stato detto, mi è stato detto dopo il ritiro, perché ho visto che non venivo impiegato, sono andato a chiedere spiegazioni, mi ha detto che per scelta tecnica non ero, nei piani tecnici non ero un giocatore che il mister voleva, diciamo. Diciamo che poi si è ricreduto perché nell'ultima partita sei stato schierato titolare per la prima volta in questo campionato col Pordenone, nella sua ultima partita. Sì, come ho detto, io non ho mai mollato, mi sono sempre allenato a 2000 perché comunque siamo professionisti e quando un mister comunque ha delle idee, io personalmente cerco sempre di fargliele cambiare. Anche comunque non era facile perché mi allenavo proprio a parte, quindi non era facile. Poi quando è servita un po' di caratteristiche diverse in mezzo al campo, sono stato chiamato in causa. Perfetto. Luca, Benissimo. un'ultima battuta, c'è questo tour de force da affrontare. Come ci arriva la squadra e se lo temete un po' che si giocherà talmente tanto? Ah, fisicamente stiamo bene, sicuramente non è facile giocare ogni 4 giorni, però fisicamente stiamo bene, dobbiamo recuperare adesso le forze per fare una gran partita a Pisa perché dobbiamo riprenderci quello che abbiamo perso oggi perché, come ho detto prima, è meritato secondo me.